Ma lì risente di quella che è l'organizzazione delle primarie in Italia. Le primarie in Italia sono caserecce, cioè ognuno se le fa come meglio crede, con le sue regole, nel centrodestra come nel centrosinistra. E quindi quel fatto, che è grave in sé, perché insomma comprare i voti è un fatto inaudito, però per come oggi sono le primarie in Italia è un fatto privato. Cioè non c'è nessuna rilevanza penale, perché appunto non è un fatto istituzionale. La cosa seria sarebbe istituzionalizzare le primarie come negli Stati Uniti, come in altri paesi, e quindi una legge che dice come si fanno, e a quel punto chi prova a comprare i voti va in galera.